Ora passiamo all'oggetto numero 194, interrogazione presentata dal consigliere Ricci sullo smaltimento illegale di rifiuti nei terreni agricoli, prevenzione e ricognizione su eventuali criticità. Risponde l'assessore Cecchini. Grazie signor vicepresidente vicario. È una interrogazione che vorrei definire informativa, tenendo conto dei limiti nel quadro delle competenze afferenti, in questo caso alla Giunta regionale, ma più in generale anche alla stessa Assemblea legislativa. Ciò nonostante, credo che sia opportuno delineare come sono emergenti in Umbria, anche a seguito di ciò che ha enucleato la relazione al Parlamento italiano della Direzione Investigativa Antimafia, citata nell'acronimo DIA, nell'anno 2018, in cui emergono interessi illeciti, cito, che investono anche attività correlate ad aziende agricole. Peraltro gli stessi atti parlamentari della 17ª legislatura afferenti alla Commissione e alle commissioni che si sono occupate di attività illecite, per quanto riguarda l'Umbria, nel periodo dal febbraio 2016 e ambiti successivi, e in particolare afferendo alle citazioni dell'ex Corpo Forestale dello Stato italiano, hanno esplorato attività soprattutto connesse con l'ammendamento dei terreni e anche i quadri di smaltimento illegale che avvenivano, afferenti anche a fanghi di depurazione, con limiti facili da aggirare, aggiungono gli atti, basta integrare tutto con un ampio quantitativo di acqua. Di fronte a queste citazioni che ho riferito della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, e degli atti parlamentari della 17ª legislatura e in particolare delle commissioni che si occupano di attività illecite, mi sembrava prodomico e giusto, oltreché doveroso, domandare, ma nei limiti, lo sottolineo, delle competenze sia della Giunta regionale che dell'Assemblea legislativa, se vi fossero stati sul punto degli atti ricognitivi e se vi erano informazioni che potevano essere rappresentate e soprattutto quali azioni, sin anche di prevenzione, potevano essere attivate nei limiti delle competenze amministrative, tenendo conto, e lo sottolineo, del buon lavoro anche che la commissione specifica attivata dalla stessa Assemblea legislativa e presieduta dal consigliere Giacomo Leonelli sta sul punto anche in materia legislativa, operando a mio avviso in maniera molto efficace ed efficiente. Grazie. Risponde l'assessore. Dove c'è l'assessore? Sì, l'assessore Cecchini. Sì, ma innanzitutto vorrei informare il Consiglio che tutte quelle che sono le attività che riguardano dalla gestione di intermediazione di commercio di rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del Codice Legislativo 152 del 2006, risulta in capo alle province, che possono naturalmente avvalersi di organismi pubblici, compresa l'ARPA, per tutte le attività controllo, compreso quelle che riguardano l'interrogazione in oggetto. Ogni anno la Regione chiede alla Provincia lo stato di attuazione di queste verifiche, non tanto per aver conto dell'attività svolta, quanto per individuare eventuali criticità emerse. Alla Regione non risulta
non risultano appunto violazioni o criticità che ci sono state sottoposte attraverso appunto l'indagine che fa la provincia. Ma al di là di questo, il lavoro più di controllo più che di indagine. Oltre a questo, naturalmente, c'è tutto il lavoro che fa ARPA quotidianamente, che fanno i comuni, e dove naturalmente non è che esistono azioni di prevenzione nei confronti dell'illegalità, perché laddove c'è il lordo che vuol fare col compiere un illecito, non esiste una prevenzione, no? Che lo sconsiglia. Vero è che per quanto riguarda le funzioni della Regione, che riguardano appunto la programmazione, la messa a disposizione di strumenti normativi e regolamenti su questo tema, c'è molto rigore, vige in tutto il territorio regionale il codice di buone pratiche in materia di agricoltura, anche per avere un giusto carico dei nutrienti e dei nutrimenti che si dà il territorio, e per avere quindi le falde non contaminate, per avere una situazione sotto controllo, e questo in tutto il territorio regionale. Esistono piani di azioni ben precisi che riguardano tutte le aree sensibili e le aree vulnerabili della Regione, rispetto ai quali appunto c'è una normativa, un'indicazione di procedure che mano a mano vengono concertate, concordate con le associazioni agricole, ma anche con i comuni, con tutti gli enti preposti poi alla verifica e al controllo. Questo per affermare che è alta l'attenzione. Anche quando abbiamo approvato il piano di tutela delle acque, il Consiglio regionale credo sia stato nelle condizioni di prendere visione di una qualità che abbiamo raggiunto in determinati territori dell'Umbria, di una sostanziale positività che si è aggiunta anche nelle aree più vulnerabili e più sensibili, che ci ha consentito di appunto individuare obiettivi ancora più avanzati di quelli passati. È chiaro che su questo la guardia deve sempre rimanere alta, proprio per il fatto che aver cura dell'acqua, aver cura del territorio, della qualità ambientale è un dovere morale e politico, un impegno che tra l'altro traspare da tutte le leggi e gli strumenti che noi abbiamo approvato negli ultimi anni. La verità è che poi c'è tutta un'indagine ispettiva, c'è tutto un ruolo che portano avanti le forze dell'ordine, che laddove riscontrano degli illeciti portano avanti l'iter di loro competenza. Consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie signor Vicepresidente Vicario dell'Assemblea Legislativa. Io prendo atto con positività delle azioni incisive, per quanto di competenza amministrativa, che svolge la Giunta regionale e l'Assemblea Legislativa dell'Umbria nella specifica commissione. Soprattutto ringrazio l'assessore per la propulsione incisiva che per gli atti amministrativi di competenza svolge nel quadro della provincia, delle province e nel quadro dell'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambientale, e conseguenti verifiche delle USL competenti. Mi auguro anche sono certo della incisività dell'azione delle autorità preposte al controllo, perché sempre dagli stessi atti parlamentari emergono situazioni di ampia complessità, dove soprattutto si cerca di canalizzare, e sto alla lettura specifica degli atti, situazioni nelle quali con 50-60 ettari di terreno si mettono in atto ambiti non pienamente legali, nei quali si riversano in un mese quantitativi di fanghi aziendali che altrimenti, secondo le norme e le specifiche prescrizioni provinciali, bisognerebbe indurre negli stessi terreni per ben 12 mesi, concentrando quindi in un mese delle situazioni non opportune. Siccome tutto questo che sto citando è agli atti, che poi sono anche atti riscontrabili, io mi auguro che tutte le autorità di controllo, e sono certo
che ciò avverrà nella grande incisività e professionalità che sempre ha caratterizzato le attività di controllo anche in Umbria, affinché, come ricordava l'assessore con delega, su questi temi che incidono anche nella qualità dell'ambiente, nella salute delle persone, vi sia sempre un ampio e incisivo attenzionamento. E ringrazio la Giunta regionale per l'attenzione che ha voluto dedicare a questo tema.